sentiamo, che cos'è che mi ha fatto cambiare idea sulla scrittura? La scrittura è divertente, ma può essere anche appassionante e c'è anche qualche riflesso storico. Qual è quell'oggetto che mi ha fatto cambiare idea sulla scrittura? Tuo papà? L'oggetto? Allora, qui bisogna affrontare la questione di mio padre visto come padre oggetto, uomo oggetto, ma anche il fatto che mio padre, diciamo che non usa il metodo montessoriano. Che cos'è che mi ha fatto cambiare idea sulla scrittura? I libri. È proprio così, come ti chiami? Gaia. Hai detto che ti chiamavi? Gaia. Adesso come ti chiami? Gaia. Sempre Gaia, va bene. Allora, Gaia, hai ragione, sono stati i libri. Un giorno ero in quarta elementare. Mia madre torna a casa da scuola e capisco subito dalla faccia di mia madre che c'è un pericolo. E gli dico, mamma, cosa c'è? E lei mi fa, cosa c'è? Perché non guardi sul tavolo della cucina cosa c'è? Era fine gennaio. Vado sul tavolo della cucina, c'è la pagella del primo quadrimestre, ero in quarta elementare, la apro, ci sono in elenco tutte le materie e di fianco italiano c'è scritto 5. E io dico, no! E mia mamma dice, sì. E io dico, mamma, e che cosa ti dice la maestra? Cosa ti ha detto? Mi ha detto che vai male in italiano. Io dico, no! E lei dice, sì. E io dico, mamma, e allora che cosa devo fare? La maestra consiglia che tu legga dei libri. E io dico, no! E lei dice, sì. E io dico, mamma, ma a me i libri fanno schifo. E lei dice, no! E io dico, sì. Mamma, hai ragione. Non te l'ho mai detto, ma a me se piacere... Se un libro potrebbe piacere, dovrebbe essere un libro sui pirati. Mia madre, che era disperata, l'avete capito? Mi prende per mano, corriamo in biblioteca e chiediamo alla bibliotecaria: ha qualche libro sui pirati per un bambino di quarta elementare? La bibliotecaria ne aveva due libri sui pirati per un bambino di quarta elementare. Aveva un libro sui pirati grosso così e un libro sui pirati grosso così. Io scelgo il libro sui pirati grosso così. Torno a casa, mi chiudo in camera e per la prima volta in vita mia accade una cosa straordinaria. Era come se invece di vivere solo la mia vita di bambino, vivessi la vita dei personaggi del libro che stavo leggendo. In particolare, mi immaginavo di essere il capitano della nave, il vento che muove la vela del mio veliero così. E io con la sciabola... Ma dove la trovo adesso? Una sciabola qui al Festival Carta Carbone. Dove la trovo? Nel mio zaino, siete sicuri? Sì! Sì! Sempre più difficile questo. Quindi sempre più esigente. Va bene? Così come pirata? No! Allora, ti farei, ma cosa manca? Il pappagallo, dove lo trovo un pappagallo? Siete sicuri? Sì! Con la gamba di legno scendo dal palco, guardate che... E mi giro verso i miei pirati e gli dico, ai miei pirati, gli dico... Pirati schifosi... Avanzi di galera, andiamo a riprenderci questo stramaledetto tesoro all'arembaggio. Oh, mamma mia, mi è partito l'uncino, vedete che non li fanno più come una volta. E mi piaceva così tanto che un giorno ho detto, quasi quasi provo anch'io a inventare una storia. L'ho inventata, l'ho scritta e l'ho consegnata alla mia maestra. La mia maestra ha detto, dai scrivene un'altra. Io ne ho scritto un'altra, la mia maestra da 5 mi ha dato 6. Poi ne ho scritto un'altra, l'ho data alla mia maestra, la mia maestra mi ha dato... Poi ne ho scritto un'altra, l'ho data alla mia maestra, mi ha dato...
Poi ne ho scritto un'altra, l'ho detto alla mia maestra e mi ha dato? 9! Poi ne ho scritto un'altra, l'ho detto alla mia maestra e mi ha dato? 10! Poi ne ho scritto un'altra, l'ho detto alla mia maestra e mi ha dato? 10! Ti ha detto 11? 10 lode. E da quel giorno sono diventato uno scrittore.